Ma che cazzo di carcere è questo qui? Le nuove. Dov'è la Cadillac? Dov'è la Cadi? La Cadi, la Cadillac! Ma se non abbiamo mai avuto la Cadillac? E che macchina è questa? L'appunto. Cioè fammi capire, io esco dal carcere e tu mi vieni a prendere con un appunto? No, questa è la grande punto. Alzo le mani allora. Vai! Prendiamo il tram. L'hai appena preso, idiota. Elwood, abbiamo tutto il materiale? È tutto qui, Jack. E questa è già una buona notizia. Andiamo. Happy news. Happy news. Happy news. Happy. Ciao, io sono Maurizio. E io Piero. Noi siamo due artigiani della qualità. E io sono stufo. Sono stufo. Oh, ma a me mi è venuto il callo alla nocca qua fuori di bussare a sto cacchio di vetro. Oh, ma cosa c'ho scritto io in faccia? Che sei un coglione. Eh? Mm? Hai detto qualcosa tu? No, io non ho parlato. No, tutta la vita fare i divanucci, la pelletteria e le poltroncine perché qua... Oh, ma cosa c'ho scritto in fronte? De nuovo, sei un coglione. No, però stavolta hai parlato no, tu. No, ho sentito anch'io, ma non so. Comunque, sai l'ultimo carico di divani? Sì. 1780 divani? No, 1760. Ecco, la differenza l'ho fatta uscire io, all black. Oh, ma sei fuori? Frego, all black, sei fuori? Oh, ma sei fuori? Ma perché chi è che viene a controllare? Ma la finanza! Oh, la finanza! E chi l'ha chiamata la finanza? L'ho chiamata io. E perché l'hai chiamata, scusa? Perché sei un coglione. Ho capito, però se arriva la finanza a fare i controlli... Già fa sparire le fatture. E le fatture le faccio sparire io, allora. Certo. Bravo, la mangi così? Sì, sì, che sono a dieta, cara. Bravo. Buonissimo. Immagino. Sulle poltrone si fa. Per i tuoi momenti di evasione. Carissimi, vi ricordo che siamo a Happy News, il bello della notizia. E qui diamo solo belle notizie. Elwood, passami la prima. Ma no, va bene così. Senza tanto la bella notizia te la dico io qual è. E qual è? È arrivato il vaccino. Il vaccino, signori, dal 27 di dicembre il vaccino è partito. Tutti ci faremo vaccinare e risolveremo questi giorni un po' problematici. E anche io, Jack Perone, appena possibile me lo farò inoculare. Mica ancora? Cosa? Ma te continui a farti inoculare sempre? Ma no, inoculare il vaccino. Quanti anni è che te lo inoculo? No, che inoculare il vaccino che poi si fa il richiamo. Ma te poi richiami ancora! Ascolta, Elwood, non siamo qui a fare una trasmissione per far battute di questo livello. Abbiamo anche battute di livelli diversi. Facciamo. Per esempio, un'altra notizia. Sì. Lo sai perché in Liguria non stanno facendo tanti vaccini? Perché hanno il vaccino corto. Ma dai, preferivo quando mi inoculava. Vai con la rubrica, grazie. Happy news. Signore e signori, buonasera e benvenuti alla nostra rubrica Malattie e imbarazzo. Il qui presente signor Lestofango per anni è stato un fumatore incallito. Poi, grazie alle nostre cure, adesso non fuma più. No, non fumo più. Adesso mi esercito, faccio cerchi col fumo, oppure dopo i cerchi col fumo faccio una cosa ancora più importante. Ecco, allora il signor Lestofango fa i cerchi col fumo, ma adesso non li fa più. Fa una cosa più importante. Che cosa fa, signor Lestofango? Faccio i rombi col I fumo. Rombi, i rombi col fumo. Sì. Vediamo. Rum. Rum. Vuole che faccia una penna? Io mi
mi chiedo se c'è qualcosa di più imbarazzante di questi qua, di questa rubrica. Ma la musica è una roba musicale. Ma guarda, ti dirò una cosa, Elwood. Alla fine i Mogoshi a me non dispiacciono, sai? No, non i Mogoshi, sono altri. No, io li ho visti a Natale in casa Cardone. Hanno cantato delle canzoni carine, iniziano a piacermi. No, ma non loro, non sono altri, sono non altri. Non sono i Mogoshi. Ma non sono i Mogoshi. E chi sono? I Maniaci. Mariachi. No, Maniaci, ma guarda, ti fanno girare la testa. Ma Mariachi. Ma no, Maniaci, Bagasce, ma sai quante. Ti fanno girare la testa, gira, guarda, ma guarda. Sono Mariachi o Bagasce, no, scusa. No, Maniaci, guarda di là, guarda, gira la testa. Happy News. Uè, allora, chi siete? Noi siamo i Maniaci. Ma che Maniaci? Mariachi. No, siamo proprio Maniaci. Ma perché Maniaci? Sa, la crisi. Ma in che senso, scusi? Perché per arrotondar, per le strade, oltre la musica, portiamo anche l'amore. Eh beh, guardi, è bello, questo non è scontato. No, scontato e a prezzi modici. Ma cosa? Vuole provare l'intrattenimento? No. Io porto il grosso e lui l'accompagnamento. Sì. Olè! Ma che olè, deficienti. Allora, andiamo avanti. Intanto, lei come si chiama? Mi so il Miguelito a sdomar della peciuga de pavo. Ecco, invece lei? Piero. Ma che Piero, madonna, che disagio. Ma poi scusate un attimo, il signor Piero almeno ha i baffi da Mariachi. Lei è tutto quanto rasato. Scusi, perché è così rasato? Perché devo omaggiar le mie antiche sorigines in nome di mio nonno. E da dove arrivava suo nonno? Dalle Sbarbados. Ma che Sbarbados? Invece senta, Piero, suo nonno da dove arrivava? Coazze! Mamma mia, che disagio! Allora, posso sapere cosa siete venuti a fare qui? Visto che poc'anzi ho detto che noi siamo specializzati nella musica, nell'amore, nel meretrisio. Ma che meretrisio? Beh, proponiamo la nostra nuova canzone, ecco, che parla di come abbiamo passato la quarantena e di come abbiamo preso posizione. Oh, sì, ascolti, una posizione politica. Più o meno. Più posizione. O meno. Vabbè. Musica. Almeno questo sa suonare. E vai. Piero! Duma! Ma cos'è sta roba? Mira il calor, mira il calor. Sì. Che calor. 3 mesi de quarantena. Ma quello tutti, T'ho vista solo de schiena. In che senso? Me sembra quasi una scena. Ma di che? Te rocco insieme a Malena. No, allora ascoltate, non iniziamo. E c'ho le gambe cancrena. E poteva non venire. Le muovo a malapena. Si faccia vedere da uno bravo. Smorsa candela. No. Ampiasa smorsa candela. Ma cos'è sta roba? Io voglio morire. E in quarantena mi la pia smorsa candela. Ascoltate, Mimì e Cocò. Volevi far la carriola? Sì, vabbè. T'ho detto no, bella fiola. Che pronuncia proprio. E sei rasata la iuola. Oh, signore. Gridavi a squarzagola. Ma ci credo. E ho resistito per ore sotto detemposizione. Vai, ritornello. Ah, smorsa candela, ecco. E non si vergogna. La ciapua smorsa candela. Ma cos'è sto piemontese messicano? E in quarantena, sì, mi la veia smorsa candela. Fate pena, fate. A smorsa candela, mi sulla perti e ti la vela. Ecco il poeta. Ambrusa come una candela. Ma non ci interessa. Ciapa! Parei? Ecco, ben gentili, alla prossima, Arvuzze! Ma io vorrei sapere dove hai trovato sti due disperati, tu? Ma guarda che anche nella musica ci sono delle cose di belle, ti fanno piacere, sai?
Ma che piacere, ma questi due sono due improvvisati che fanno le cose inventate sul momento. A proposito di improvvisati, conosci quel il poeta napoletano Maria Paolo Onorato, detto Vesuvio? No, non lo conosco, ma tu perché non smetti di bere? Ma no, ma quello mi serve per l'acidità. Ma cacchio, l'acidità, ma chi è questo qua? Questo qui gli dici una parola, questo qui ti fa una poesia improvvisata. Al poeta napoletano. Fatti inoculare, dai, papà. Ma che fatti inoculare? Non mettiti sei un qualcosa medico, di carino, vieni a sederti qui da no, zio. Possiamo, non sei un medico, non mi faccio inoculare niente. Faccio allora conoscere un mio amico medico, c'è una 30 centimetri di laurea. Vai avanti per favore. Tu devi smetterla di bere. No, non sto bevendo. Ma come non stai bevendo? No, mi sto inoculando. Happy News. Ecco, ci troviamo in presenza del maestro Maria Paolo Onorato, detto Vesuvio. Maestro, come mai Vesuvio? Perché io erutto. Ma che erutta? Scusi, e la lava? E la lava, ogni tanto la lavo. Lava. Ascolti, tengo fa. Ecco, ascolti, maestro. Tengo fa. Abbiamo capito. Faccio la mamma malà. Sì. Tu stronzo. Ma allora, io leggo sul cartello. Poeta improvvisatore. Improvviso. Ecco, no, ma manca una lettera. Lei, la doppia. La doppia non la faccio più, perché tenga moglie malata. Sì, abbiamo capito. Faccio famo, figlio, mi dice papà. Papà, sì. E di qualcosa, non dice un cazzo, papà, che mi invento. Maestro, ascolti, papà. Io leggo lì una poesia 10 euro, due poesie 20 euro. Ecco, ma lo sconto dove sarebbe? Ma la della visita tutto per scontato. Ah, in questo ma non caso... si dà niente per scontato, la vita è bella. Certo. Ma ci va la salute. Sì. E che non è la salute, che fai? Strunzo, che fai? Sì. Ma si è calmi. Allora, adesso proviamo a farle guadagnare qualcosa. Lei scrive poesie, diciamo, a richiesta. A richiesta. Basta darle una parola e lei scrive. Allora, Giovanna da Piacenza ci dà la parola. Sì. Isoscele. Giovanna da Piacenza. La fanculo. No, ma Giovanna da Piacenza. Aspetti. Antonietta da Belluno ci dice siracide. Maestro? Io tengo a mamma che amore. E tu mi dici siracide. E vabbè, ma vergognati. Vabbè, allora facciamo una cosa sacco. Più... No, facciamo una cosa più semplice. Amore. Oh, e questa è una bella parola. Ecco. Amore, magari, amore. La gente non ha più amore. Comunque, poesia. Sì, amore. Amore. Sì. Ma che è l'amore? Non so. È una cosa che fa, che viene. Mobilia, un crappo, un cuoppo, l'antito, ma fatto. Tenga mamma malata. Sì, questo sarà capito, ma... Tenga mamma malata. Ma anche lei non sta benissimo, però, scusi, perché... Qualcuno dice. Sì. Ma vieni qua. Ma vieni là. Sì. Ma vado qua. Ma vado là. Sì. Ma guarda quello, ma guarda l'altro, ma guarda Ciccio. Ma che guarda... parla, scusi? Ma guarda Franco, ma guarda Ciccio. Sì. Io mi fermo e ti dico. Va buono. Attacco da stusa no, no, maestro. Tengo fama. Maestro, ascolti. Io tengo mamma malata. Sì, ascolti, un'ultima curiosità. Malata, un'ultima curiosità. Fa, senta, ci chiedono da casa, può far vedere i guanti? Su questo, ecco, come guarda, mai? Non tengo manco le dita congelate. Sì, ma se mi fa far la domanda, come mai ha un dito coperto? E questo per comodità, che se non è nudita, è una custodia. Cioè? Guarda, ma faccio così, Arrivederci e grazie, stia bene. Saluti la mamma. Saluti, il suo orto mi serve. Arrivederci, saluti sua mamma malata. Donna mamma. Elwood. L'arca di Noè. Ma che arca di Noè? Ma che bella l'arca di Noè. Ma non è l'arca di Noè. Vuoi fare il somaro? Vuoi salire sulla barca somaro? No, e poi gli animali salivano a coppie. Vuoi fare una coppia di somari da solo? Ascolta, allora Elwood, è venuto il momento di una bella notizia. Ah sì? Ecco. Dai. Vabbè, la dico io, una bella notizia che arriva da Napoli. Durante le festività, pensa che un rider, uno che portava delle pizze, è stato fermato, è stato malmenato da una banda di ragazzacci. Gli hanno preso lo scooter, gli hanno rubato le pizze. E poi pensa che qualcuno ha pensato a restituirgli lo scooter, gli ha offerto un lavoro e sono stati raccolti 11.000 euro. Però dividiamo. Ma chi? Io il rider. Ma no, per il rider, non per te. E sai chi ha messo più soldi di tutti? Briatore, quello ma che soldi. Briatore? Di più! Lapo! No, che Lapo! No. Di più! E di più lo so. Ah, ce l'ho io quello che ha messo te. E chi è? Carlo Piancarlo Montecarlo. Lo conosci?
Io no. Sai cosa mi ha detto una volta Carlo per Carlo, ma se Carlo quando mi ha detto? Sentiamo. Mi ha detto, ricordati che adesso... Franco. Happy News. Ciao Cici, ciao Puni, ciao Giugi, ciao Finci, sì, ciao Gingi, sì, ciao Vale, certo. Ciao Vale, ci sono tutte e due, no, ciao, 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 ciao. Io sono Carlo Piercarlo Montecarlo, uomo di mondo. Io ho fatto parte del G7 internazionale, ho partecipato a tutte le feste in Versilia. Io, signori, sono stato al Piper. Beh, anche io sono stato al Piper. Ma si vede, lei si è ammazzato di Piper, no, si vede proprio dalle occhiaie. Ma non, ma non vede niente, prego. Mi permette, scusi, sì, ci mancherebbe. Ma giusto per... Cos'è? Cos'è che sta bevendo? Un vermouth. Ma che battute, ma per piacere, certo, che buono. Allora, estate 1978, Portofino. Sì. Cos'è sta cosa? La baia. Buonanotte. Eravamo io, Francis Ford Coppola, Lapo Elkan e Giovanni Rana. Giovanni Rana, che ci faceva? Taci, plebeo, fammi parlare, non... Ho capito. A un certo punto Francis Ford Coppola tira pacco e se ne va via. Sì. Lapo Elkan tira l'impossibile e non se ne andava via. E Giovanni Rana? Giovanni Rana ha tirato la sfoglia, abbiamo fatto i tortellini. Ma la smetto, e sì. Senti carissimo, certo. Posso dirti anche una piccola curiosità? Ma anche no, grazie. Visto che sei curioso e me lo chiedi, te la dico. A un certo punto Giovanni Rana ha preso una mensola, l'ha sbriciolata e ha messo tutto nell'impasto. E cosa ha fatto? I tortellini ripiani. Senta, per piacere. Ciao Pucci, ciao Ciucci, ciao Gigi, vabbè, ciao buonanotte Fingi. Ai suonatori, grazie. E a tutti i suonatori, buonanotte, buonanotte. Sto da ammazzare, veramente. Buonasera. 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 Come sta? Io sto bene, lei come sta? Sto bene, guarda, sono guarito, ho fatto un percorso lunghissimo, ma adesso veramente sto bene. Sta bene, bene? Dico, sta bene, ben? Uè, sì, sì, sono guarito completamente. Bene. Il mio psicoterapeuta mi ha fatto fare un percorso lungo, però adesso sto bene. Ecco. Volti, uè! Sì, no, dicevo, fanno miracoli. Io, per esempio, ho avuto problemi con l'emicrania, poi ho risolto tutto con l'agopuntura, per dire. Infatti, non ho mai visto un porcospino col mal di testa. Ma infatti... Non ho capito, scusi. Lei è sicuro di star bene? Perché... Ah, certo, guardi. È stato un periodo lungo, come dicevo, soffrivo di personalità multipla. Personalità multipla? Sì, vedevo le persone che non c'erano. E invece poi sono guarito. Ho preso le mie pastiglie e sono guarito. E non ho più avuto questo problema. Perché... Quello è ottimo come... Non ho avuto più questo problema perché sono migliorato. Ma sì. Allora, se non ho mai avuto questo problema. Senti, Gianni, già questo ha problemi a capire me. Se parliamo insieme non ci capisce niente. Già difficoltà lui, lo vede che non capisce un cazzo. Ma scusi, ma con chi sta parlando lei? Ma lei non sta bene, lei parla con persone che non esistono. Abbia pazienza. Ho sofferto anche di fobie. Fobie? Fobie, sì, avevo delle fobie incredibili. Cioè? Avevo paura di stare nei locali piccoli. Ah, quelli più piccoli. Piccoli. Avevo paura di stare nei locali grandi. Grandi. Avevo paura di stare nei locali medi. Medi. Avevo paura di stare nei locali. Avevo paura di... Le zanzare. Di tutto. E adesso è guarito. Sono guarito, non ho paura più di niente. Di niente. Ecco. Per cui anche quel piccolo ragno che c'è lì non le fa più paura. Così. Ascolta, si tiri su sta testa, si raddrizzi. Cos'è? Cos'è? Si è bloccata la schiena. Non so, posso sbloccargliela io? Ma se non conosci il PIN? Scusa. Ma quale PIN? Ma quale PIN devo conoscere io il PIN? Per cortesia. E poi dice che sta bene, sono guarito, non sono guarito. Senta, guardi, io la saluto perché adesso tocca a me. Ci vediamo un'altra volta, dai. Scusi. E chi devo salutare? Gianni, Gianni, ti saluto che devo andare, che mi visitano. Ciao, arrivederci. Gianni chi? Ho salutato il suo amico Gianni. Ma Gianni chi, scusi? Lei mi ha detto di salutare Gianni, il suo Gianni. Amico. Ma che non c'è nessuno, siamo solo io e lei qui. Ascolti, io vado a farmi curare, arrivederci. Oh, ma guarda che c'è gente strana, eh. C'è gente che non capisce niente, c'è gente che impazzisce. Happy News. Carissimi amici di Happy News, siamo arrivati all'ultima bella notizia di questa puntata numero 7. Che cos'è?
cosa fai? Dobbiamo dare l'ultima bella notizia. Allora, la notte della vigilia di Natale, un vecchietto di 93 anni ha chiamato i carabinieri perché si sentiva solo. Anch'io una volta ho chiamato i carabinieri, lo fate venire subito, venite subito. E cosa era successo? Perché ero ubriaco marcio. Ah, tu? Ho portato dentro la caserma. Dove ti hanno portato? Dentro la caserma. Parla bene, dentro la caserma. Non capisci un cazzo. E l'ho capito, però. Ma dentro la caserma mi hanno detto. Il commissario ha detto, cosa ho fatto? Io ti ho bevuto, sono ubriaco, mi ha detto, allora alzo le mani. E beh, in questo caso alzo le mani. No, no, me la date, mi ha alzato le mani, mi ha detto dei botte qua, fortissimo, ecco, qua. E sto diventando più furbo. Ma si vede tanto proprio. No, quello che volevo dire è che questo signore anziano si sentiva solo. Ha chiamato i carabinieri e i carabinieri sono andati a fargli compagnia e hanno brindato insieme a lui. Brindato! Brindiamo, dai, insieme a lui, forza, chi c'è? Forza, brindiamo? A me mi fa pena. Ancora! Mandiamo un po' di TV Verità, per cortesia. TV Verità, grazie. Sai di tappo, tu sai di tappo, ma nel cervello. Happy News. Ciao Hans! Ciao Otti! Com'è che tu sei arrivato qui oggi? Io ho scalato due montagne. Ho dovuto fare una ferrata, scavalcare, valicare un'altra montagna enorme, più un sentiero lunghissimo e anche ho dovuto guardare due fiumi. Mamma mia! E tu come sei venuti? Io sono venuto con la lancia. Coupé? Ma no! No, un po' coupé sì però, Nudi e crocchi. Quando la demenza si fa selvaggia. Se volete darci una mano concretamente potete farlo. Alla fine della sigla trovate tutti i nostri riferimenti. Continuate a seguirci e continuate a condividere. Un caro saluto da Jack Perone e da da Elwood Villata. Sarebbe lui. Ecco, praticamente noi due insieme siamo poi i Brut Brothers. Sai che più che un Brut, preferi un moscato, quello dolce da dessert. Chiudi, grazie, chiudi. Da dessert. Senti, senti un po' giù, accendi la TV. È pronta una novità che ti aiuterà a sorridere di più. Sintonizzati anche tu. Arriva Happy News. Happy, 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 happy. Buone notizie per voi, ce le abbiamo noi. Positiva attualità e comicità. Se la felicità è tabù, nel blues dipinto di blu. Arriva Happy News. Happy news, happy news, happy news, happy news.